Ingegnere Barlocchetti, prima esperienza con un volo elettrico? Prima esperienza con un volo elettrico e c'è aspettativa sicuramente, alcune differenze, anche ovviamente dal punto di vista dell'utilizzo della macchina. Siamo abituati a motori che durante il rullaggio stanno al minimo e questo invece può spegnersi tranquillamente. Sicuramente ci sarà un impatto acustico, sicuramente sarà molto importante vedere la gestione dell'energia per capire appunto una salita quanto comporta in termini di consumo e di riserva, ovviamente, considerando che su tutti gli aeroporti dove si atterra poi bisogna sempre arrivare con una riserva di energia sufficiente affinché in qualsiasi cosa succeda durante l'avvicinamento si possa ripetere la procedura di atterraggio, un altro aeroplano che occupa la pista, un imprevisto, eccetera. Quindi bisogna sempre calcolare molto bene le riserve. E con l'elettrico è una cultura tutta da sviluppare, che per l'aviazione è una cosa abbastanza nuova e quindi sarà molto interessante da questo punto di vista. È un orgoglio per l'Aeroclub Milano di essere i primi ad averlo qui in Italia? Beh, sicuramente, certo. E noi siamo molto attenti anche perché il nostro sedime è molto vicino alla città, anzi direi che è completamente annegato nel tessuto urbanistico. E quindi valutare una macchina elettrica anche per il primo periodo, cioè quando gli allievi fanno decolli e atterraggi finché non imparano, insomma, potrebbe essere assolutamente necessario. E credo che comunque entro qualche anno, diciamo entro una decina d'anni, molte scuole dovranno fare questa scelta. Grazie. Prego.